Tragedia questa mattina ad Osteria Nuova, anziana di 90 anni travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada. Alluvione e terremoto, al via la campagna di comunicazione del Cibi Club Mattei di Fano, che lancia 3 video esplicativi sui possibili scenari di rischio e situazioni di pericolo. Alla Basilica del Patrono di Fano gli appuntamenti legati a San Paterniano, il 7, 8, 9 e 10 luglio, sante messe, concerti e momenti di preghiera. 35 metri d'altezza e una vista a mozzafiato, iniziate oggi a Pesaro le operazioni di montaggio della ruota panoramica. Feste, visite guidate, teatro sotto le stelle, anziani di nuovo protagonisti con questa calda terza età. Saranno 14 le attività estive organizzate all'interno del più ampio progetto Old But Gold. 2000 figuranti, centinaia di militi che rappresenteranno le gloriose legioni di Roma, ricostruzioni storiche, la celebrazione di antichi riti, feste e banchetti. Dal 12 al 16 luglio torna a Fano un fortune la Fano dei Cesari, che ripropone i fasti dell'antica Roma. Dalla cultura alla tavola, dal 7 al 9 luglio torna Nobilara Arte Gusto, tra enogastronomia, letteratura, mercatini, musica dal vivo e ospiti d'eccezione. Benvenuti a Occhio alla Notizia. Erano circa le 7:30 di questa mattina quando sulla strada provinciale ad Osteria Nuova di Monte Labate una donna novantenne del posto è stata investita da una Ford Focus che procedeva in direzione Pesaro. L'urto violentissimo non ha lasciato scampo all'anziana, che è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri, la polizia locale di Monte Labate. Immediati ma purtroppo vani i soccorsi. La donna anziana infatti è morta sul colpo. E cambiamo argomento. Il Cibi Club Mattei di Fano ha lanciato una campagna di comunicazione per informare la cittadinanza sui buoni comportamenti da adottare in caso di emergenze. In questi giorni partirà la promozione di 3 video esplicativi, di cui 2 dedicati alle alluvioni e 1 al terremoto. A settembre invece è previsto un ciclo di incontri nei vari quartieri della città. Il servizio è di Stefania Bonomi. È stata presentata presso il Comune di Fano dal sindaco Massimo Seri e dal presidente del Cibi Club Mattei di Fano, Saverio Olivi, la campagna di comunicazione per informare la popolazione su possibili scenari di rischio e sulle situazioni di pericolo determinate da eventi naturali come terremoti, alluvioni o anche pericoli derivanti dalla stessa attività dell'uomo. La Protezione Civile si è concentrata primariamente sul lavoro di informazione diretta ai cittadini, che potranno attraverso social, pagine web e altri strumenti di informazione tecnologica avere un'adeguata preparazione su come comportarsi correttamente in caso di estrema necessità. 3 video esplicativi, 2 dedicati al terremoto e 1 alle alluvioni, chiamati pillole di sicurezza, realizzati dal regista Harry Secchiaroli, mostreranno con chiare animazioni come comportarsi ogni qualvolta si palesa uno stato di necessità. Per quello che riguarda Fano, per l'emergenza siamo veramente un'eccellenza, che è l'incontro di 2 sensibilità. Una è quella della Protezione Civile, fatta di volontari professionisti, uso questa parola perché sono persone di grande competenza, e l'altra di una sensibilità che ha un'amministrazione proprio nel voler essere sempre preparati e pronti, perché le emergenze sono imprevise, non si è mai fondamentalmente preparate all'emergenza, perché come dicevo non ti avverte e ogni volta è una situazione diversa. E quindi un lavoro importante come quello che stiamo facendo è quello di informare e formare. Se andiamo a vedere le tragedie, purtroppo le persone muoiono per le cose, per comportamenti banali. Ecco, quindi non bisogna mai dare nulla per scontato. L'amministrazione comunale informa anche che da settembre-ottobre riprenderanno gli incontri in presenza dei cittadini per l'informazione diretta nei quartieri, in modo tale che oltre a ricevere le informazioni necessarie,
in presenza si possano fare domande dirette sui possibili scenari di rischio e il relativo comportamento da tenere. Il primo a salvaguardare la propria incolumità è il cittadino stesso. Quindi è da anni che stiamo pensando una cosa del genere, come arrivare direttamente alla massa delle persone, più un numero importante. Abbiamo fatto delle esercitazioni nei quartieri, ben 4, però presenti erano 80-100 persone. Da qui un progetto presentato al Comune di Fano, che ce l'ha finanziato, e consiste nella proiezione sui social e sulle TV di 3 spot, in pratica video, per le buone prassi di comportamento in caso di terremoto, in caso di alluvione, in caso di calamità. Novità assolute di grande importanza al nuovo COC di Fano in via Borsellino, che dal mese scorso è stato implementato con 15 computer e una stanza totalmente dedicata alla ricezione delle chiamate, organizzata in modo che l'utente non troverà mai la linea occupata. Abbiamo dato anche un numero che rimarrà per sempre al COC, che è il prefisso di Fano, 0721 887 911, rimarrà sempre questo, e soprattutto quando le persone chiamano non troveranno più occupato, perché come al CUP vi diranno sei il 25esimo, sei il 5º, e quindi sapete di essere in linea, prima o poi verrà risposto e da lì in poi la chiamata verrà presa in carico dai funzionari del comune. Ed ora torniamo a parlare della Fano Grosseto. Il Ministero dell'Ambiente approva la valutazione di impatto ambientale per l'adeguamento della guinza e l'onorevole di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli, ha commentato che in un solo giorno sono stati cancellati 40 anni di attesa, adesso la gara e poi il via ai lavori. È con soddisfazione ed anche con orgoglio che comunico una straordinaria vittoria per le Marche, per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Con l'approvazione della VIA, ossia della valutazione di impatto ambientale per l'adeguamento della galleria della guinza, si chiude, dopo 40 anni, il libro delle parole al vento e si apre finalmente un libro nuovo, quello dei fatti. L'approvazione della VIA segue a stretto giro l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ANAS del progetto di adeguamento della galleria e del tratto fino a Mercatello, ossia dei lotti 2 e 3 della E78 Fano Grosseto. Ora manca solamente la pubblicazione del bando e i lavori per aprire la galleria potranno finalmente partire. La svolta decisiva è avvenuta il 27 dicembre del 2022, quando il CIPES, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha portato a 150 milioni di euro l'ammontare complessivo per l'adeguamento della galleria, sbloccando un'opera ferma da oltre 40 anni. Questa è la vittoria della filiera istituzionale che si è creata tra il governo regionale e quello nazionale a guida Giorgia Meloni, è la vittoria della determinazione del Presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell'Assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, è il frutto dell'impegno di noi parlamentari del territorio che abbiamo svolto e svolgiamo la funzione di cinghia di trasmissione, un modello vincente che ha portato e sta portando importanti risultati per le Marche. A Fano proseguono spediti i lavori nel cantiere del parcheggio al Foro Boario. Per permettere gli ultimi interventi che riguardano l'asfaltatura, l'illuminazione, la segnaletica verticale e orizzontale, sono previste alcune chiusure dei vari ingressi fino a venerdì 14 luglio, quando il parcheggio potrà finalmente riaprire. Pochi giorni saremo pronti a riconsegnare anche il parcheggio del Foro Boario. Siamo qui perché da oggi l'ingresso in via Mercantini di fianco al Circolo Anziani è interdetto all'ingresso sino a lunedì 10 per permetterci di ultimare quest'ultima sezione dove stiamo fresando, alle mie spalle ci sono gli operai che appunto stanno asfaltando. Dobbiamo continuare a mettere a dimora quelli che sono i nuovi punti luce, perché ricordiamo che questo parcheggio verrà attrezzato di 35 nuovi punti luce proprio per dare anche una sicurezza migliore, oltre che una bella visibilità, e oltre questo anche la vegetazione. Martedì 11 invece chiuderemo l'accesso principale, quindi quello di fianco alla farmacia, e verrà garantito invece l'accesso nelle tre vie. La via Mercantini di fianco, appunto, verrà riaperta, quella di fianco il Circolo Anziani, via Fabbri, via Manara e anche via Mezzolari, da dove si potrà invece accedere per poi parcheggiare all'interno di quelli che sono i posti auto ultimati
e quindi garantendo una continuità nel servizio, per non interdirlo completamente. Siamo vicini, ricordiamo che è un'opera strategica molto attesa dalla città, parliamo di un'opera di 800.000 euro, di cui 200.000 euro siamo riusciti ad ottenerli grazie a un bando regionale a cui abbiamo partecipato e che sicuramente porterà alla città 332 posti auto, con un importante numero anche di posti per le persone con disabilità, una pista ciclabile, degli spazi attrezzati, degli spazi anche dove appunto ci sarà più ordine, miglior visibilità alla luce anche di queste nuove installazioni, un verde ben tenuto perché appunto verrà protetto anche dai cordoli di marciapiedi e sicuramente una miglior visibilità per tutti. Ed ora apriamo la pagina degli eventi con la riproposizione del trionfo che gli antichi romani tributavano al loro condottiero vincitore. Torna dal 12 al 16 di luglio la Fano dei Cesari, 4 giorni in cui Fano rivive l'epoca di 2000 anni fa. Ritorna la Fanum Fortunae, la Fano dei Cesari, a dare vita e colore ai monumenti romani che la storia ci ha lasciato. L'Arco d'Augusto e le mura romane ritroveranno gli antichi legionari in elmo e corazza, i fasti degli imperatori, le modalità dei riti sacri, la vivacità del macellum, l'antico mercato, i ludi gladiatori e lo spettacolo più accattivante di tutti, la corsa delle mighe. Dal 12 al 16 luglio Fano ritornerà a romana in tutti i sensi. È la magia che emana questo spettacolo che in tutta Italia rimane unico nel suo genere. La nuova edizione è stata presentata dal sindaco Massimo Seri, che impersonerà Cesare Augusto, e dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni che hanno collaborato alla organizzazione: la Colonia Iulia Fanestris di Francesco Simoncini, la Simmachia Elenon di Marco Giordani, la Proloco di Giacomo Grandicelli, il Comitato dei Genitori di Sant'Orso, presieduto da Piero Valori. 4 giornate con grandi spettacoli che coinvolgeranno tutto il centro storico. Mercoledì 12, l'inaugurazione con l'accensione del fuoco sacro al Pincio. Giovedì 13, la Fano dei Cesarini e la Corsa delle Bighette, con una grossa novità. Venerdì 14, ludi fortune, spettacoli e battaglia a Porta Maggiore. Sabato 15, Bacanaglia, festa delle fazioni in costume, e domenica 16, la Pompa Magna, con la Parata del Trionfo, la grande sfilata delle fazioni in costume romano e la Corsa delle Bighe. La Fano dei Cesarini, con una grande novità quest'anno portata dal Comitato Genitori di Sant'Orso, che è quella dell'inclusione, la Fano dei Cesari per tutti. Non solo i bambini potranno partecipare alla Fano dei Cesarini, ma verranno fatte delle bighe apposite per i ragazzini che saranno in carrozzina. Cambieremo la parte gastronomica, quest'anno la gastronomia non sarà più al Pincio, per creare proprio un'ambientazione storica vera in quella zona, ma verrà spostata in piazza Andrea Costa, una vera e propria cena romana con tante attività ludiche di contorno e tante sorprese. Il sabato sera ci sarà la solita cena per le fazioni, che è chiamata Baccanalia. Ecco, gli eventi principali nella zona dell'Arena del Pincio sono: il venerdì una serie di spettacoli teatrali, il sabato alle 19 le fazioni che faranno le loro rappresentazioni artistiche, alle 21:30 il grande spettacolo della Colonia di Unia Fanestri, sempre molto atteso, e la domenica tornerà Pompa Magna, che di fatto racconterà il trionfo. C'è anche una novità per quanto riguarda le tribune? Sì, quest'anno le tribune saranno a pagamento, semplicemente perché sono tanti i cittadini se lo chiedono. Ovviamente non ci saranno soltanto i posti in tribuna, perché chi vorrà potrà stare tranquillamente nel percorso. Il biglietto sarà 5 euro il sabato sera o 3 euro ridotti sempre il sabato sera, e invece per la domenica, con
il trionfo e poi la grande corsa delle bighe che culminerà l'edizione della Fano dei Cesari sarà di 8 euro per gli interi e 5 euro i ridotti. Le riduzioni saranno dedicate ovviamente ai bambini dai 3 ai 12 anni, ai possessori ai soci BCC che è sponsor ufficiale della manifestazione. Importante quest'anno anche il supporto della Regione Marche. La Regione Marche sostiene, ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere uno dei più grandi eventi della Regione che è la Fano dei Cesari, Fano un Fortune. Quindi confermo il contributo da parte della Regione come è stato lo scorso anno anche per quest'anno e ringrazio tutti coloro che muovono questa macchina organizzativa che è veramente complessa ma importante per la città di Fano e per tutta la Regione Marche. E dal 7 al 9 di luglio torna Novilara Arte Gusto tra enogastronomia, letteratura, mercatini, musica dal vivo e ospiti d'eccezione. Ritorna Arte e Gusto, un calendario ricco in queste tre giornate dove tra le altre cose non mancherà anche un riconoscimento letterario. Esattamente sì, quest'anno 7, 8 e 9 luglio a Novilara abbiamo una proposta variegata di tanti appuntamenti e fra cui appunto il venerdì 7 abbiamo la serata di premiazione del concorso letterario Premio Scrittura in Cibo. È un concorso che è nato durante il Covid appunto per far parlare l'identità diciamo gastronomica culinaria dei borghi oggi. E quindi sarà una serata di premiazione della sezione sia poesia che narrativa. Saranno tanti gli ospiti e tanti gli artisti che avete invitato. Esattamente, sì, infatti abbiamo una proposta artistica molto diversificata proprio per accontentare tutti quanti, quindi avere questo ventaglio di proposta che addirittura ci porta fuori dall'Italia perché abbiamo anche un artista catalano di Barcellona che è lui un artista di circo, fa un circo su bicicletta, si chiama Ildor, molto particolare, ci sarà il sabato e la domenica. Oltre a lui anche altri artisti di strada che giocheranno con LED, con il fuoco, ma soprattutto gli ospiti più legati allo spettacolo, magari agli spettacoli televisivi come comici, come Ruggero dei Timidi il venerdì sera, è lo zio Tore di Andrea Fratellini il sabato e la domenica per chiudere con un duo di Zelig, Dondarini dal Fiume. Quindi veramente una proposta per tutti. E per quanto concerne il gusto invece qual è la proposta? Il gusto vero e proprio però sono le tagliatelle. Le tagliatelle, soprattutto il nostro piatto forte è quello dei sugo ai fagioli, che però può essere anche per una libertà di scelta anche al ragù o semplicemente al pomodoro, abbinato poi ai prodotti appunto del nostro territorio, dalla pasticciata al coniglio in porchetta e alle degustazioni delle nostre cantine, quindi tantissime cantine il venerdì e il sabato, ma anche birra con i birrifici della provincia la domenica sera. Dove possiamo visionare tutto il programma completo? Il programma è disponibile sulle nostre pagine social, quindi Facebook, Novilara Arte Gusto e anche la pagina Instagram abbiamo, ma per un diciamo, dettaglio più approfondito vi consigliamo di andare sul nostro sito www.novilarartegusto.it. Sante messe, concerti e momenti di preghiera tornano gli appuntamenti legati al santo patrono di Fano, San Paterniano, all'interno della Basilica. Il 10 luglio alle ore 11 la prima celebrazione officiata dal nuovo vescovo della diocesi, Andrea Andreozzi. San Paterniano, nato a Fano nel 275, fu molto probabilmente il primo vescovo della città ed è venerato dalla Chiesa Cattolica come santo e protettore di Fano, ma anche di Grottammare e Cervia. La festa religiosa in suo onore si celebra ogni 10 luglio. Per questo 2023 i frati della Basilica hanno organizzato una serie di appuntamenti legati a questa ricorrenza importante per tutti i cittadini fanesi. Il 7 e 8 luglio ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Giorgio Giovanelli alle 18:30, mentre la sera due momenti musicali. 7 e 8. Alla sera ci ritroveremo qui a San Paterniano per due concerti. La prima sera un concerto d'organo del maestro Beppino Dalle Vedove, è un friuliano. Il secondo concerto non sarà come nel manifesto eseguito per flauto e arpa,
purtroppo l'arpista ha avuto un incidente e quindi ha dovuto cedere. Avremo altri due bravissimi giovani e quindi il concerto sarà per violino e arpa. Domenica 9 luglio invece la giornata sarà dedicata all'ingresso del nuovo vescovo Monsignor Andreozzi in Duomo alle 18. Alle ore 21 invece un momento di preghiera davanti all'urna di San Paterniano in Basilica. Il programma prosegue poi il 10 di luglio, giorno del patrono. Avremo le messe ogni ora, 7, 8, 9 e mezza e la messa delle 11. Quella delle 9 e mezza la celebrerà il nostro vicario provinciale. Il provinciale nostro è fuori, è in missione, quindi manda il suo vicario, padre Fabio. E alle 11 invece abbiamo il nostro vescovo che per la prima volta celebrerà nella cattedrale del suo padrono. Quest'anno ho voluto scrivere una messa per coro a quattro voci, tromba e organo, dedicata proprio al nostro vescovo e che il coro San Paterniano poi eseguirà. Quindi vi invitiamo tutti a questa santa messa. Alle ore 18:30 poi avremo un'altra messa e il vescovo ritornerà poi alla sera alle ore 21. Durante gli appuntamenti sarà allestita all'interno del chiostro una pesca di beneficenza organizzata dai frati minori cappuccini di Recanati, dove il ricavato andrà a sostenere le attività di missione nel Benin e in Etiopia. La messa a Caminate, alla grotta di San Paterniano. Ecco, abbiamo voluto riprendere questa tradizione, quindi la domenica seguente, il giorno 16, alle ore di 16:30, ecco, avremo questa messa nella grotta. Quindi chi vuol venire avrà una celebrazione tutta riservata per loro, per la festa del patrono. E vi ricordo che la Santa Messa delle ore 11 del 10 luglio, presieduta dal nuovo vescovo Andreozzi, sarà trasmessa in diretta sul canale 19 di Fano TV, come potete vedere da questa nuova grafica. La palla di pomodoro a Pesaro si appresta ad accogliere la ruota panoramica alta ben 35 metri. Ieri sera i camion che trasportavano la struttura hanno calcato il manto erboso di Piazzale della Libertà. Oggi, alle prime luci dell'alba, sono iniziate le operazioni di montaggio. Marco Lonicro. Sono iniziate martedì sera le operazioni di trasporto e montaggio delle attrezzature che permetteranno l'installazione della ruota panoramica alta 35 metri. La trazione verrà posizionata nei giardinetti retrostanti la palla di pomodoro a Pesaro. Le componenti della ruota panoramica e la base su cui è installata sono state trasportate con mezzi che necessitavano di ampi spazi di manovra e che provenendo dalla strada statale 16 hanno transitato nelle vie che conducono a Piazzale della Libertà. Grazie ai divieti di sosta applicati dalla sera di martedì fino alla mattinata odierna. I costi sono a carico della famiglia Parisi, una ditta che ha sede a Bergamo ed è proprietaria della struttura. Inoltre si è occupata del trasporto e provvederà anche al montaggio della ruota. Pesaro in passato ha ospitato altre attrazioni simili come la torre panoramica alta 75 metri e sempre in Piazzale della Libertà nell'estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d'altezza. Nel 2019 la città pesarese aveva ospitato una ruota che misurava 24 metri, questa volta invece la trazione è alta ben 35 metri e resterà a Pesaro fino al prossimo 31 ottobre. Prenderà il via con una festa conviviale domani questa calda terza età, una serie di appuntamenti dedicati agli anziani all'interno del più ampio progetto Old But Gold, finanziato dal Comune di Fano per la promozione dell'invecchiamento attivo. Le persone anziane in particolar modo di comunicare, quindi di ritrovarsi insieme. Siamo arrivati anche quest'anno a questa calda terza età che è ormai giunta alla 33esima edizione e che si terrà quest'anno dal 6 luglio fino al 24 di agosto ed è come ogni anno e quest'anno ancora di più un insieme di tante iniziative, incontri, momenti conviviali, visite culturali, turistiche, enogastronomiche. Ecco, la varietà è sempre maggiore di anno in anno, anche quest'anno davvero l'offerta è molto articolata e ricca, gli anziani sicuramente non si
annoieranno anche durante quest'estate, che speriamo sarà comunque mite, anche da un punto di vista meteorologico, ma soprattutto è importante perché oltre alla varietà, anche quest'anno, questa iniziativa, questa rassegna che rientra dentro il progetto di promozione della longevità attiva All But Gold, in coprogettazione con la Proloco Fanno un Fortune e coordinato il progetto dai due referenti che sono Giorgio Falcioni e Sauro Berluti, anche quest'anno prevede un'apertura non solo alle collaborazioni con altre associazioni del posto, ma anche soprattutto alle realtà che circondano Fano e quindi soprattutto ai comuni dell'ambito territoriale sociale numero 6. Lo scorso anno c'era stato due scambi con la realtà di Pergola e quindi con l'associazione Hauser di Pergola e in particolare col gruppo di anziani di Pergola. Quest'anno l'apertura è nei confronti, lo scambio, la collaborazione nei confronti delle realtà di Mondolfo e di San Costanzo. Il 15 luglio ci sarà un'intera giornata dedicata appunto a quei due comuni, a quelle due realtà, con un'accoglienza organizzata appunto dalle associazioni di quei due comuni nei confronti del gruppo degli anziani che vorranno partecipare di Fano, che poi verrà ricambiata il 20 luglio a Fano con una visita guidata al museo, alla Pinacoteca e poi con una serata che si conclude sempre in maniera conviviale anche con alcuni riconoscimenti. Ecco, è un bel esempio appunto di un territorio, di una comunità che nel promuovere iniziative di incontro, di socialità, di aggregazione e quindi di promuovere il benessere per la terza età si occupa e mette insieme tutte le realtà che sono presenti sul nostro territorio, ma sempre con uno sguardo verso anche gli altri comuni, verso gli altri comuni dell'ambito. Io credo che davvero anche quest'anno sarà per gli anziani di Fano, ma poi anche per gli altri, sarà comunque una bella estate. È stata presentata nell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, con sede ad Ancona, la sperimentazione attraverso l'uso di sistemi informatici di un progetto per la zootecnia da latte marchigiana che raccoglie, rielabora informazioni e restituisce indicazioni anche sul benessere animale e sulla biosicurezza. Ce ne parla Cristiana Guerra. È un programma innovativo per una gestione efficiente degli allevamenti da latte presenti sul territorio marchigiano. Si tratta del progetto presentato nell'ambito del convegno svoltosi presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Ancona, Togo Rosati. Un programma a cui hanno partecipato 70 aziende tra bovine ed ovine, un sistema per monitorare, modellare e gestire la produzione animale dell'intera regione Marche in modo del tutto automatico. Protagonista del progetto, per un grande obiettivo, la Trevalli Cooperlat, una delle società italiane leader nel settore lattiero caseario, insieme al centro agrochimico AMAP e l'Istituto Zooprofilattico. Un miglioramento per arrivare a quello che è una richiesta dei consumatori che va verso una sostenibilità ambientale, una sostenibilità anche qualitativa, economica, eccetera. Fondamentale è l'uso della piattaforma informatica per la gestione zootecnica sanitaria degli allevamenti. Tutti i dati vengono catalogati, archiviati e vengono poi rielaborati per avere un dato veloce da utilizzare e al momento giusto da chi professionalmente poi va negli allevamenti. Vuol dire anche mettere a disposizione proprio degli allevatori uno strumento che è agile, che è molto pratico, che consente tante elaborazioni. Un programma moderno tale da consentire la produzione di derivati corrispondenti alle più attuali aspettative di mercato. È una piattaforma informatica alla quale l'allevatore ha accesso e ha la possibilità di visualizzare l'andamento della sua azienda in termini di salute, benessere e gestione del farmaco attraverso dei cruscotti e poi visualizzando le medie geometriche cellulari e della media geometrica batterica del proprio latte di massa e inoltre la piattaforma restituisce sostanzialmente tutte quelle che sono le criticità sulle quali principalmente l'allevatore deve intervenire per garantire il benessere e la biosicurezza del proprio allevamento.
A Mondolfo sta riscuotendo un grande successo la rassegna letteraria Come un libro all'aperto, giunta alla seconda edizione. Lunedì sera in Piazza del Comune un vero fiume di persone ha accolto Paolo Crepé, che ha presentato il suo ultimo libro Prendetevi la luna. Un'ora e mezza in cui una platea attenta e partecipe ha ascoltato il noto psichiatra e opinionista italiano, per poi affollare il firmacopie con l'autore al termine dell'evento. Venerdì 7 luglio alle ore 21 al Molo di Marotta sarà Fabio Genovesi a presentare Oro Puro. Infine la serata finale, sabato 8 luglio alle ore 21 in Piazza del Comune a Mondolfo, sarà affidata a Paolo Iannacci ed Enzo Gentile, con lo spettacolo di presentazione del libro Enzo Iannacci, Ecco tutto qui. Durante l'evento verrà anche conferito a Iannacci e Gentile il premio Come un libro all'aperto 2023. Tutte le date sono ad ingresso libero, senza prenotazione. Domani, giovedì 6 luglio alle ore 21, nella chiesa della Confraternita del Suffragio di Fano, si terrà il secondo appuntamento dei Giovedì della Confraternita, con la conversazione curata da Sergio Schiaroli col tema Fano, una città che cambia, come eravamo dal jukebox al computer. Un excursus di vita di quasi 70 anni di Fano e dei fanesi, il cambiamento della città, la vita sociale, l'economia, i nuovi modi di relazionarsi, quanto è cambiato il rapporto tra le persone e la città che si è ampliata e modernizzata, il cambiamento della comunicazione tra le persone e l'avvento del computer e dei social. L'ingresso sarà gratuito e libero. La serata potrà essere seguita anche su Facebook iscrivendosi alla pagina della Confraternita Santa Maria del Suffragio. Ed è tutto per questa edizione, subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire la presentazione del programma degli eventi estivi che si svolgeranno dal 7 luglio al 2 settembre all'Arena BCC di Treponti a Fano. È veramente tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.